Beh a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video, come al solito. Io sono Gabri. Io Birillo. Oggi vi andremo a far vedere il nostro nuovo ottimizzatore. Vai Birillo, esponicelo. Vai, è un dripperone. È enorme. Si chiama della Tiger Tech, lo Springer XRDA. Ora andiamo a farvi vedere da vicino come è packaging, come è composto. Lo andremo a far vedere al suo interno. Ora andiamo a far vedere il suo interno del packaging di questo dripperone. Allora, tiriamo via, c'è tipo un nastrino che lo tiene chiuso. Si apre. Al suo interno c'è il dripperone con un drip tip di ricambio. Ora lo andiamo a tirare fuori. Sotto c'è una cartina che tiene fermo tutto il cotone, due coil prefatte e tutti i pezzi di ricambio. Ha delle molle, degli o-ring, due graniti piccolini, un o-ring piccolissimo e una chiavetta. Ora andiamo a vedere cosa servono queste molle, perché è fatto particolare questo dripper. Allora, mettiamo questo dentro perché andremo a utilizzare il suo chaff che c'ha sopra. Il dripperone si presenta così: ha un chaff che si può intercambiare tipo quell'altro, che è come quello del Goon, però questo diminuisce il calore perché è fatto ci piace di più quel materiale che non senti il calore. Derlin dovrebbe essere. Poi ha il regolatore dell'aria con tre tipologie, tutti e due buchi aperti, o se no se fai un single coil, che non penso che tanta gente usa il single coil. E al suo interno ha due tasti che, mettendo dentro le resistenze, non serve a fissare con un cacciavite o con una vite brugola. Ora andiamo a aprire per vedere com'è. Ha una bella vaschetta. Due torrette grosse che si muovono praticamente. Andando a schiacciare queste torrette, si inseriscono le coil, si aprono i buchi, rilasciandole vanno a tenere strette le resistenze. Non so quanta è prepotente come molla dentro, però non so quanto può resistere scaldando un po' la resistenza. Un pochino si muoveranno sicuramente, però il suo lavoro lo fa. Ora andiamo a fare vedere a lavoro finito, con le sue resistenzine che abbiamo fatto con un filo alieno, come viene effettuata la lavorazione del suo dripper. La rigenerazione è venuta fuori così. Abbiamo un po' tribolato a mettere dentro le coil usando un po' di fori più bassi, un po' tribolosito, perché devi schiacciare tutte e due tutte le volte che inserisci le coil. Comunque è venuta una bella rigenerazione, sì. Ci sta un botto di cotone, una resistenza da 0,10, ha una bella vaschettona alta, ci sta un bel po' di liquido, quindi chi vuol fare trick, divertirsi un po', lo consigliamo. L'attivazione, ora facciamo la prova d'attivazione. Attiva bene, attiva molto bene, molto prepotente. Bello reattivo con la resistenza 0,10. E ora andiamo a fare una prova di svapo e a tirare una conclusione su questo dripperone da paura. Eccoci qua, dopo aver rigenerato e avervi fatto vedere da vicino come abbiamo rigenerato il nostro dripperone, Springer, tanta roba, bello alto, ci sta un botto di liquido dentro. Ringraziamo Cristiano che ce l'ha consigliato, di Svapo Caffè, dove noi facciamo i nostri acquisti. Il nostro negozio di ricordiamolo, ricordi. Marina di Carrara, La Spezia, Molisciara, andatelo a trovare. Ora andiamo a fare una prova di svapo. Vai Gabri, l'abbiamo drippato col Forest Affair che e lo proviamo sul Gani V2, che c'ha una bella spinta, abbiamo visto che lo spinge bene questo dripperone. Fa anche un bel po' di fumo, no Gabri?
Prendo con questo ciof qua. Non scalda. No, non scalda niente, non scalda. A me piace. Vuoi prova di svapore anche te? Fa un botto di fumo. Spinge bene. Bello e reattivo. Anche l'aroma lo spinge bene. Sì, si sente molto bene. Si sente molto bene. Un bel dripperone che ve lo consigliamo. Se quanto ci dai Gabi a sto dripperone? Un 7. 7 e mezzo. Una bella votazione. Allora, da Taverna dello Swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo una pagina su Facebook e su Instagram. Veniteci a seguire, vi aspettiamo. Ciao. Un bacio.